Buonasera a tutte e tutti e grazie per aver scelto il nostro quartiere per ospitare questo convegno. La situazione che noi stiamo vivendo potremmo paradossalmente paragonarla a un termometro per la temperatura. Se il termometro segna come livello massimo 40, noi cominciamo a preoccuparci già quando ci sono i primi decimi, 38, 39. Non aspettiamo di arrivare alla febbre alta. La situazione che stiamo vivendo è davvero paradossale perché da un lato si sta cercando di fare di tutto per poter salvare questa grande industria. Ci si ostina. Noi però, che qui ci viviamo, sappiamo che cosa significa vivere a ridosso di questa grandissima fabbrica, che avete potuto vedere voi con i vostri occhi, come sia vicino al nostro quartiere, quartiere che già esisteva e dove ci si veniva a curare paradossalmente per problemi alle vie respiratorie. Oggi invece qui ci si ammala e si muore, che se ne dica. I nostri dati sono i necrologi, i nostri parenti che perdiamo. Ultimamente ne sono morti di ragazzi, una donna di 50 anni, una bambina di 5 anni, un bambino di 15 anni. Noi siamo conosciuti per via dei famosi Wind Days. Noi non possiamo aprire le finestre, perché ci sono le polveri che durante le giornate di forte vento da nord-ovest si riversano sul nostro quartiere, nelle nostre case. I nostri figli non possono giocare nelle aiuole, che non sono transennate. C'è una vecchia ordinanza che impone di non giocare nelle aiuole. Però i bambini ci vanno, perché non sono delimitate. Ma non è solamente un problema di polveri che ci rende vittime. Quella copertura è una spesa di soldi a carico di tutti gli italiani, che non risolve il problema perché non è dato solo da quello. Come si diceva prima, ci sono le falde superficiali e profonde completamente pregne di inquinamento dopo 60 anni di devastazione territoriale. Ci sono i fumi che noi respiriamo, da quelli non ci protegge nessuno. E non solamente il diritto alla salute a noi viene negato, ma anche il diritto allo studio dei nostri figli. Inizialmente non potevamo portare i nostri figli a scuola in virtù di una prima ordinanza sindacale dell'ottobre 2017 che imponeva la totale chiusura delle scuole. Mai successa una cosa del genere nella storia del genere umano. Successivamente è stata emanata dopo pochissimi mesi un'altra ordinanza che prevede l'uscita anticipata e la sospensione, l'annullamento delle attività pomeridiane durante le giornate di Wind Days. E che cosa risolviamo? Noi comunque in questo quartiere ci viviamo e comunque non è un problema che tocca solamente noi, ma tutta la città e le zone limitrofe. C'è un'ordinanza che di recente vieta l'ingresso alle saline. All'inizio di quest'anno scolastico, per puro caso, veniamo a sapere che nelle aule dei nostri figli, quindi ancora una volta i bambini vengono toccati, ci sono emissioni di gas radon, un gas cancerogeno e radioattivo. Quindi, in virtù della precedente ordinanza, i nostri figli sono stati chiusi nelle aule dal momento che le finestre non si possono aprire per evitare lo spolverio, però hanno respirato questo gas. E ci siamo domandati che cosa dobbiamo fare durante quei giorni. Dobbiamo tenerle aperte le finestre, le dobbiamo tenere chiuse? Nessuno ci ha fornito una risposta. Ogni volta che facciamo delle domande per poter tutelare la salute dei nostri figli, ci viene detto che ci preoccupiamo troppo, mettiamola così. Quindi, delle mamme che si preoccupano per i propri figli, siamo esagerati. Vabbè. Continuiamo, perché non è finita. Adesso c'è stata un'ordinanza recentissima, un sequestro delle
collinette cosiddette ecologiche, per le quali 2 scuole su 5 nel quartiere sono state chiuse per poter permettere di condurre le indagini. C'è chi sostiene che la questione delle collinette sia completamente separata dalla questione ILVA. Noi invece sosteniamo che sia l'esatto contrario, perché quella fabbrica ha inquinato, inquina e continuerà ad inquinare. E si sono susseguiti una serie di problemi con la chiusura di queste scuole, perché 700 bambini, che sono tantissimi, si doveva sistemare in qualche modo. E ancora una volta ci siamo dovuti adeguare noi all'industria, alla fabbrica. E questo in una società democratica e civile non è possibile. Risolvere la questione di Taranto significa risolvere una questione nazionale, perché sarebbe il primo passo per poter investire in una riconversione del nostro territorio nazionale che stiamo distruggendo. Noi non possiamo continuare a morire per poter salvare il PIL nazionale. Noi invece dovremmo salvare il territorio, investendo nelle energie rinnovabili. Noi infatti ci battiamo, siamo fermamente convinte e mai smetteremo di combattere per la chiusura delle fonti inquinanti e la riconversione economica, sociale, culturale, sanitaria del nostro territorio attraverso il reimpiego degli operai, che assolutamente è la nostra preoccupazione insieme alla salute e il diritto allo studio. Noi abbiamo mariti, fratelli, padri, amici che lavorano lì dentro o che ci hanno lavorato, quindi sappiamo che cosa significa. E abbiamo nozione di causa nel sostenere che la nostra salvezza è la chiusura di tutte le fonti inquinanti. Ne abbiamo diritto a vivere. Grazie per essere venuti. Adesso signora Tiziana Maghi, Comitato Quartiere. Sì, va bene, io ogni volta che si parla del quartiere Tamburi mi sento chiamata in causa.